benvenuto su Yes Life ad Alessia Giuliani. Grazie per aver accettato il mio invito. Figurati, è un piacere. Ciao a tutti. Ciao. Allora, Alessia, in questo momento non facile per lo spettacolo, non solo, insomma, però per la vostra categoria, non è un momento bellissimo. Come la stai vivendo? Allora, guarda, in qualche modo mi ritengo abbastanza fortunata perché quando a febbraio hanno interrotto tutto, io ero in tournée, però ero arrivata quasi alla conclusione della tournée, per cui rispetto a tanti altri miei colleghi che invece si sono visti proprio, come dire, frantumare davanti agli occhi mesi di lavoro, io ero quasi arrivata alla fine, quindi tutto sommato mi ritengo in questo senso abbastanza fortunata. E poi, insomma, io in questo momento sto lavorando, quindi anche in questo senso, come dire, certo è stata una batosta, come per tutti, e credo che sicuramente non è, insomma, non mi sembra proprio il momento di fare delle polemiche perché se ne è parlato tantissimo. È chiaro che noi artisti, in qualche modo, siamo stati messi un po' così nel dimenticatoio, quindi insomma, ci siamo sentiti abbastanza soli in qualche modo, no? Però. Insomma, io tendenzialmente sono un'ottimista, per cui penso che bisogna sempre cercare di trovare il bello e il buono che c'è in tutte le situazioni, che ogni cosa serva per imparare a, insomma, a cambiare, a trasformare, e poi anche un po' di culo ogni tanto, diciamo, che aiuta. Quindi devo dire Hai detto che bene. quindi mi si è sospesa questa tournée, ero in tournée con The Deep Blue Sea, che è la regia di Zingaretti, abbiamo praticamente quasi finito, e poi in realtà sono saltate tre tournée che erano una presso all'altra, che erano la ripresa di Le Prénoms, con la regia di Antonio Zavatteri, con dei compagni di lavoro meravigliosi, che arrivano anche loro dallo stabile di Genova, e stavamo per affrontare il quarto anno di tournée, invece ci siamo fermati, e poi a seguire ci sarebbe stato Le Regole per Vivere, sempre con la regia di Antonio Zavatteri, con lo stesso gruppo. E quindi in qualche modo, insomma, siamo stati tutti quanti, no? Poi un po' destabilizzati. Ora come ora, insomma, ho la fortuna che sto lavorando a una serie per la Rai, prodotta da Casanova, che si chiama Fino all'ultimo battito, con protagonista Marco Bocci, c'è Violante Placido, c'è Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, tutta una serie di, insomma, personaggi fantastici. Allora non ti posso non chiedere, ci devi dare qualche anticipazione, quello che puoi, ecco. Guarda, allora, sulle anticipazioni io sono sempre un po' restia perché io personalmente quando qualcuno mi consiglia di vedere un film o di leggere un libro, qualsiasi cosa, io non voglio sapere niente. Non leggo la trama, non ne voglio sapere nulla. Però ti dico che prima questa serie si chiamava, insomma, fino a un certo punto si chiamava Il medico della mala. Quindi già da questo titolo probabilmente qualcosa si può intuire. Poi è stato virato in Fino all'ultimo battito. Io sono in questa serie IPM, la serie, e chiaramente c'è da una parte la mafia pugliese, perché giriamo a Bari, e dall'altra parte, cioè, insomma, i due protagonisti, diciamo, sono appunto Fortunato Cerlino, che è questo boss della mafia pugliese, che è stato arrestato da me 10 anni prima, e quindi sta al 41 bis, e che in qualche modo si interfaccerà invece con Marco Bocci, che è un cardiochirurgo, che in qualche modo rimarrà, come dire, avvoltolato da tutta una serie di faccende. E questo. Non Beh, voglio dire diciamo che altro perché. ci sono tanti, tanti elementi. Certo, E perché quando la vedremo? la regia di questa serie è di Cinzia Tiaccatorrini. Ah, beh, Questo è anche quello. importante dirlo. E sarà per Rai 1. Quindi adesso abbiamo sospeso e riprenderemo dopo le feste. Ok, ma la Stiamo vedremo girando a insomma Bari. nella prossima stagione oppure dovremmo ancora aspettare Non un saprei, non saprei, po'? perché Va comunque bene. è talmente tutto incerto quello che sta Certo. succedendo oggi che intanto giriamo, poi vediamo che succederà. Va bene, va bene. Beh, allora aspettiamo perché quello che ci hai detto è veramente Beh sì, devo molto. dire, io mi sto trovando benissimo, ho alcuni li conosco, alcuni attori, sono amici, colleghi, Fortunato, Violante, insomma, Ignazio Oliva, Gian Domenico Cupaiolo invece che è proprio il mio, insomma, io sono il
PM e lui è l'ispettore, non lo conoscevo personalmente, ci siamo trovati benissimo, è proprio una famiglia, nel senso proprio una gran figata, lavorare con loro, mi diverto moltissimo, bene, quindi bene. È una cosa bella. E un'altra cosa che invece ho fatto che veramente mi ha dato un sacco di gioia è stato questo film che si chiama Il Filo Invisibile, è prodotto da HT Film, ed è la regia di Marco Simon Puccioni con Filippo Timi, Francesco Scianna, Valentina Cervi, e è stato veramente lì tutta un'altra faccenda, perché faccio una mamma un po' bizzarra e quindi diciamo più in commedia. Quindi devo dire che sono in gioia, nonostante tutto, nonostante le grandi fatiche di tutti noi lavoratori in generale, e chiaramente noi artisti e dello spettacolo siamo stati magari un pochino penalizzati, però, come dire, è una ruota, no? Quindi in questo momento, insomma, bisogna tenere duro, cercare di, se possibile, di reinventarsi e di non perdere fiducia. Assolutamente, un bel messaggio. Io però ti voglio fare una domanda un po' che punzecchia. Qualche tempo fa avevi detto che alla soglia dei 50 anni non ti piaceva, insomma, stare lì, ma la consideravi come un'età per seminare, ecco. Yeah. Hai seminato? Guarda, allora, secondo me sto seminando. Ok. Diciamo che nel presente sto seminando. Sì, io ho 48 anni, quindi chiaramente io sono genovese e ho studiato allo Stabile di Genova. E mi sono spostata per lavoro, tutto il gruppo del mio anno, insomma, di scuola, ci siamo trasferiti a Roma e ognuno ha trovato delle varie collocazioni, stiamo lavorando tutti e insomma è stata comunque una bella avventura. Quindi metà vita a Genova e metà vita, aspetta che qua intanto arrivano cose, ecco, metà vita a Genova e metà vita a Roma, ho messo su famiglia, ho due figli adolescenti, quindi sono nel bel mezzo dalla tua faccia. Sofia fa 16 anni, compie 16 anni ad aprile, Tommaso ne ha appena compiuti proprio il 9 di dicembre, ne ha compiuti 17, quindi siamo nella vera battaglia, coltello in bocca proprio, no? E, chiaramente, insomma, per quanto riguarda proprio il lavoro di un'attrice, donna, vabbè, non voglio fare le soliti discorsi, però quando fai un figlio dietro l'altro, così, c'è un momento in cui non capisci più niente, ti fermi e dici, oddio, chi sono, dove vado, cosa faccio? Quindi poi mi sono un po' sono rientrata al lavoro dopo una pausa quasi di 4 anni e mezzo. Sicuramente qualche treno l'ho perso, sicuramente poi io sono abbastanza una pantofolara, nel senso che sono una che se ne sta bella comoda a casa, sono una compagnona, nel senso che ho un sacco di amici così, però sicuramente non ho avuto quella determinazione ad affermarmi, no? Perché comunque per te anche la famiglia mi ha dato... Cioè, ti si spostano un po' le priorità. E quindi, però ecco, sì, diciamo che sono poi sempre riuscita a mantenermi con questo lavoro, il che, devo dire, è importante. Non è poco, soprattutto oggi. Esatto. Oggi poi, vabbè, maturando, diventando, insomma, più grande, ho fatto dei lavori che mi hanno sicuramente, poi ogni occasione ti arricchisce, no? Sempre di più, sia le cose che magari ti piacciono di meno, ma sono sempre dei momenti di scambio, quindi, però devo dire, sono fortunata, perché a livello teatrale lavoro molto con delle persone, degli amici, dei colleghi fortissimi, siamo una squadra molto, molto forte, molto unita, che ci si vuole bene, quindi il lavoro anche in tournée è molto piacevole, facciamo delle belle cose, adesso insomma dovremmo iniziare delle prove, forse insomma dovremmo debuttare, se tutto va bene, intorno a marzo, e siamo io e Alberto Giusta, sempre diretti da Antonio Zavatteri, e faremo La Stessa Ora il prossimo anno, che è una commedia, e lo produrrà al Teatro di Verona. Ah. Quindi devo dire, questo diciamo è una cosa che sta... Certo, che sta nascendo. Il presente però, io credo sì, che sto seminando, nel senso... Poi la vita è sempre piena di sorprese, bisogna avere, come ho detto prima, tanto culo anche, però io devo dire sono abbastanza trasparente, cioè vivo le cose in maniera così, abbastanza istintiva, di panza, speriamo che arrivi la sostanza. Beh, però sei insomma una donna, l'hai detto, un'artista, una mamma, ti ritieni soddisfatta? Pienamente. Beh, questo direi che poi è la soddisfazione anche perché il lavoro di coppia è un bel
beh, sì. Veniva una cosa che non era proprio molto elegante, però è anche quello proprio un lavoro. Quello, diciamo, è proprio il lavoro. E quindi tenere la famiglia unita. Siamo 20 anni che sono insieme a Davide. Lui fa l'architetto e quindi siamo sicuramente una famiglia, insomma, poco stabile, nel senso che siamo tutti abbastanza fumantini, vivaci, i nostri figli riverberano di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre, anche delle nostre vivacità. E però sono molto contenta perché abbiamo passato un momento un pochino più drammatico, no? Quando la famiglia fatica poi a trovare una, come dire, un centro, un equilibrio. Devo dire che il lockdown, anche se chiaramente questa faccenda epocale, no? Che ci sta segnando tutti, per esempio ritrovarci tutti quanti chiusi in casa, abbiamo potuto vivere una quotidianità a cui non eravamo abituati. Ai nostri figli ha fatto molto bene, e anche a noi, perché ci siamo un po', come dire, riavvicinati in maniera più serena. La ti capisci dalla tua dei semini, non semini nel senso che altri figli, parte l'età, ma non proprio, no, però dei semini per credere che sia possibile, insomma, resistere, resilienza. E beh, che tipo di mamma sei? Prima ci hai parlato un po' dei tuoi bambini, ormai ragazzi. Mamma mia, questa è una domanda difficilissima, dovresti chiederla a loro e sicuramente io non vorrò sentire che cosa potrebbero dire. Allora, sicuramente da me hanno visto tutto. Nel senso che, e questo può essere un bene, può essere anche un male, non ho filtrato tanto, quindi hanno visto tanti aspetti della loro madre, hanno visto la fragilità, la rabbia, la gioia, sono abbastanza imprevedibile anche, no, nelle mie manifestazioni, a volte sicuramente sono stata un po' ansiosa quando sono nati, perché hanno avuto un problema di salute che ci ha un pochino segnati. E entrambi hanno avuto queste apnee notturne da reflusso, cioè una roba. Quindi abbiamo rischiato quella che si chiama la morte in culla. Insomma, cioè è stato, devo dire, 3 anni che non abbiamo capito niente. Quindi questa cosa ha sviluppato in me un'ansia di controllo notevole. Forse, insomma, magari c'era anche una predisposizione all'ansia, però diciamo che lì, come dire, io ho proprio lavorato per controllare che tutto fosse sempre a posto, perché quando non respirano di notte diventa un problema. Chiaramente poi nel tempo, invece io ho un compagno che invece è proprio sciallatralla, come dicono i miei figli, nel senso che invece crede molto nel fatto che i ragazzi debbano fare esperienze da soli, anche senza avere sempre, no, una madre che sta lì a... E quindi insieme, all'inizio c'è stato un cortocircuito, poi adesso stiamo trovando la giusta misura, e chiaramente questa ansia, come dire, di controllo si è trasformata un po' nel ruolo della cacacazzi, cioè del vigile urbano, quella che cerca di mettere le regole, ma che poi, come dire, faccio molto rumore, però adesso mi guardano un po', come dire, hai finito? Grazie. Però per questa, ci si vuole molto bene, ci si ama tanto, siamo molto affettuosi, siamo molto tutti abbastanza manifesti, e ci siamo ritrovati durante il lockdown a fare dei giochi incredibili. Abbiamo giocato a cerbottana, abbiamo fatto le squadre, figli contro genitori, quindi 2 contro 2, bello, vestiti bello, a tema. Però alla fine eravamo tutti segnati, perché abbiamo usato delle cerbottane con delle punte di carta con lo scotch, quindi ci siamo proprio sfogati tutte le rabbie. Ci siete andati pesantemente. Beh, bello, insomma, grazie per aver condiviso con noi anche questi momenti un po' fuori dalle telecamere. Però tornando al tuo lavoro, lo dicevamo prima, hai fatto veramente tante, tante cose. Ce ne sono però alcune che voglio citare, di cui voglio chiederti. Innanzitutto, aver lavorato a fianco a Luciano Ligabue, con Luciano Ligabue. Come è stato? Cioè, tutti lo amiamo, il grande Luciano, tu però l'hai visto anche in una versione diversa, ecco. Allora, io lui, fai conto che
avevo visto un primissimo concerto di poche anime, diciamo, quando proprio a Genova, in Liguria, avevamo fatto uno striscione e ci chiamavamo Le Trofie. E quindi eravamo lì a cantare tutte le sue canzoni. Quando mi sono ritrovata a dover fare il provino per poter, insomma, per partecipare a questo film, chiaramente ero molto emozionata, perché io lui l'ho, come dire, ha veramente accompagnato tanti momenti della mia, insomma, della mia giovinezza, no? Lui è una piuma. La delicatezza, la sensibilità, l'eleganza, la morbidezza. Calcola che noi abbiamo girato a luglio dalle sue parti, insomma eravamo proprio nella terra più calda possibile, 40 gradi, una roba veramente che uno faceva proprio fatica, come dire, a ragionare, no? Eppure non c'era nessuno che si lamentava, tutta la troupe, cioè quando c'è come dire, un caposquadra così notevolmente, come dire, accogliente, morbido, poi tutti quanti, no, ci si conta, un po' come genitori figli, cioè se c'hai due genitori un po' come dei terremoti, i figli non è che vengono proprio, no? Quindi devo dire che l'esperienza con lui è stata fantastica, e anche con tutti i miei compagni di lavoro, che peraltro alcuni li conoscevo già, alcuni venivano anche loro dallo stabile di Genova, Gianluca Gobbi, Filippo Dini, io vorrei nominare tutti perché io, insomma, amo tutti i miei amici con cui lavoro, devo dire, quelli nuovi che sto conoscendo, è stata un'esperienza bellissima. Beh, ci hai dato questa, diciamo, questa veste un po' diversa, perché tutti lo conosciamo come il Luciano un po' rock, insomma, no? E invece tu stai dicendo che c'è anche la sua anima un po' più pacata. Guarda, veramente, una piuma. Ma poi è un uomo che è curioso, che ti ascolta, con cui poi proprio vorresti andare a cena ogni sera. Cioè, proprio una persona che dici, che bella persona. Cioè, bene. E veramente non lo dico perché lo devo dire o perché magari ero e sono una fan, no? Ma perché mi ha sorpreso veramente la sua capacità di essere così proprio morbido. Una piuma proprio l'eleganza, no? Veramente figo. E adesso invece voglio chiederti di un altro grande nome con cui hai lavorato, che è Gabriele Muccino. Beh, di lui che cosa ci puoi raccontare? Perché insomma, poi lui è un altro grande Lui è un vulcano. Io mi ricordo che feci questo provino con lui dove ho fatto un ruolo piccolo, però insomma che mi ha veramente molto emozionato, ero molto contenta, poi chiaramente Muccino, no? Ho fatto questo provino e dovevo fare questa professoressa di madrelingua, cioè inglese. Sì. Allora io adesso ve lo dico, purtroppo non ho studiato inglese, sono rimasta the pennies on the table, e anche dicendolo mi vergogno, quindi un po' capisco quando parlo io qualcosa, però veramente non sono, e chiaramente fare un provino nome di essere una che praticamente parla un italiano ma contaminato dalla sua madrelingua che è l'inglese, era veramente abbastanza bizzarro. Ci siamo ammazzati da ridere, e quindi abbiamo tenuto questo mio tutta questa roba che avevo tirato fuori, e quando sono stata sul set con lui è veramente un vulcano, cioè uno che proprio gioca, che si diverte, molto veloce, ti dà un sacco di informazioni, cioè veramente un'energia molto altissima. Bello. Ultimamente, insomma, è stato molto criticato per il suo corto sulla Calabria. Tu, se ti va, che cosa ne pensi? Io non rispondo. Ok, va bene, ok. Va bene. Invece ti volevo chiedere, prima lo dicevamo, hai dato anche il volto a tantissime fiction, cioè potremmo fare una serie infinita, però ce n'è uno che voglio citare, una delle primissime, che è il Maresciallo Rocca. Hai lavorato comunque con il grande maestro Proietti, ci vuoi dare insomma un suo ricordo? Che cosa porterai nel cuore di lui? Mi ha messo così tanto a mio agio che mi sembrava proprio di conoscerlo da sempre. È un po' quello che hanno detto, questa cosa la ritrovo insomma un po' in quello che hanno detto tutti, che hanno detto tutti. Questa sua grandezza, nello stesso tempo umiltà. No, come se erano le prime cose, insomma i primi lavori che facevo, quindi c'era tutto, no, chiaramente. E lui proprio
Ma messo così a mio agio, proprio non aveva nessun tipo di atteggiamento che mi facesse sentire in soggezione, anche perché ero, no? Chiaramente quando ti confronti con un personaggio così, potevo dire che era come se fosse mio zio, cioè forse, capito, nel senso, quando incontri quelle persone che hai la sensazione che in realtà le conoscevi già, mi ha fatto sentire proprio a casa. E questo tipo di accoglienza per un attore che sta iniziando a lavorare è sicuramente un grande dono, no? Nel senso che ti mette nelle condizioni di non avere un'ansia da prestazione, che poi noi siamo divorati dall'ansia da prestazione, chi più chi meno, no? Poi in qualche modo io da quando sono diventata mamma questa cosa si è anche un po', come dire, ridimensionata, però l'ansia da prestazione è una cosa che esiste, perché tu devi, aspetti sempre il consenso di qualcuno. Quando Certo. fai provini, dal casting, quando fai dal regista, poi dalla troupe, che comunque la troupe è spietata, dal teatro, dai tuoi compagni di lavoro, dal pubblico, cioè dai critici, sei sempre sovraesposto. In quel momento lì io mi ricordo perfettamente che ho dimenticato quella sensazione di dover dimostrare di essere all'altezza o che avevo magari l'ansia, no? Di essere. Mi ha portato a spasso, mi ha aiutato tantissimo. È come quando giochi a tennis, no? Io non è che gioco a tennis, però comunque è una metafora che spesso si usa, che se l'altra persona con cui giochi ti tira le palle in un certo modo, ti facilita, no? E quindi sì, lui era fantastico. Un'altra persona che Grazie. devo dire mi ha messo molto a mio agio è stato Nanni Moretti, con cui ho fatto un piccolo ruolo in quest'ultimo film, però ecco, anche lui quando l'ho incontrato al provino, sai, vai a fare il provino con Nanni Moretti, mi diceva, oh, e invece mi sembrava di stare a casa, e sono quelle cose molto belle che non capitano sempre, ma quando capitano vale la pena dirlo. Beh, bello, bello. E ne voglio citare qualcuno, insomma, da Distretto di Polizia, La Squadra, Il Paradiso delle Signore, L'Allieva, insomma, tantissime. Ce n'è una, cioè se c'è, che porti maggiormente nel cuore di fiction, e ce n'è invece un'altra che avresti voluto fare, che magari qualche ruolo che ti è piaciuto e che non hai fatto, né non hai potuto fare. Allora, sarà banale, però tutti i lavori che ho fatto me li porto tutti nel cuore e sono stati tutti, come dire, lavori che rifarei e li farei meglio, perché poi quando la differenza è questa, è che quando lavori in teatro praticamente hai come dire, una consapevolezza, hai un ritorno immediato di quello che stai facendo, no? Cioè tutto avviene lì in quel momento, è irripetibile, è una sorta di magia, il pubblico, cioè senti tutto sulla pelle e più o meno hai un'idea di che cosa è successo e poi dopo svanisce tutto, rimane nella memoria, no? Mentre invece quando stai su un set tu fai il tuo, però poi in realtà quando vedi, cioè, in quel momento io le prime volte usavo un po' la troupe come lo spettatore a teatro, no? Perché chiaramente. Però poi in realtà il prodotto finale è un po' fuori dal tuo, tra virgolette, controllo. Bisogna proprio imparare, no? A saper gestire sempre tutto, perché poi loro montano, fanno e decidono un po', no? Che tipo di. E quindi tendenzialmente rifarei tutto e possibilmente sempre meglio. Mi è capitato ultimamente di vedere dei frammenti, delle scene di Distretto di Polizia che lo feci 3 volte e mi sono molto divertita a rivedere, no? Anche come mi buttavo io così un po' a capofitto. Il Paradiso delle Signore mi è piaciuto molto perché in qualche modo era un po' uno spostamento più marcato perché, sai, interpreti una donna di altri anni con tutta un'altra tipologia anche. E quindi poi è stato un set molto, molto bello con Monica Vullo perché io feci proprio l'edizione, la Sì. prima, no? Poi Ero sono la zia. state, a differenza di tanti anni, le hai citate queste due, ma sono state comunque due fiction che veramente hanno attirato tanto il pubblico italiano, sono state veramente amate. Eh sì, tanto che poi, come dire, Distretto credo che insomma, è andato avanti per tantissimi anni e Il Bellissime. Paradiso va avanti ancora Eh adesso, sì. no? Con un orario differente, Una con formula altro, diversa, una formula certo. diversa, però sicuramente. Beh, ce ne sono tante. Poi quando uno mi fa una domanda così, rischio sempre di dimenticarmi. Ecco, un film che ho amato tantissimo, che ho fatto, è stato Diaz.
E per ovvie ragioni, e che c'è un legame particolare, no, a tutta quella vicenda. E devo dire che Daniele Vicari o Vicari, come poi uno è veramente un regista meraviglioso, e quell'esperienza, abbiamo girato a Bucarest e io ho dato il mio contributo per raccontare una storia che da poco mio figlio, per esempio, l'ha visto. Insomma, è una memoria che va sempre Sì. risvegliata e quindi è chiaro che quando fai dei lavori che hanno un senso profondo anche, no, di memoria storica, la nostra storia, la nostra memoria che mette in luce determinate cose, è chiaro che lì ho delle affezioni più forti, come altri spettacoli che ho condiviso con Fabrizio Coniglio, che sono stato il viaggio di Nicola Calipari, quindi tutta la vicenda, no, che ha visto la Giuliana Sgrena, la giornalista, insomma, e con i quali abbiamo ottimi rapporti, siamo chiaramente, abbiamo fatto proprio un viaggio insieme. Quindi questi sono tutti i lavori a cui sono molto affezionata. E lavori che vorrei fare e che ho visto che avrei voluto fare, tantissimi. Tantissimi, tantissimi. Mi piacerebbe tanto fare delle cose dove si combatte, dove si va a cavallo, dove, certo, adesso sono un po' grande, però ancora, quindi la Vabbè, stessa che carta un c'entra? po' allenata. Mi piacerebbe fare delle robe dove sei tutta zozza, la terra, mi piacerebbe fare delle avventure Due. così. Cioè, Beh, magari, chissà, noi. lo so. Ti voglio chiedere un'ultima cosa, perché prima lo dicevi, magari quando entri in alcune storie, in momenti che abbiamo vissuto, forse c'è anche un pathos diverso. La tua interpretazione al fianco di Zingaretti per il monologo su Rai 1 per L'Italia senza Moro è stato bellissimo. Ecco, che emozioni ti porti di quella serata? Allora, ero forse posso dire che è stata una delle volte in assoluto in cui non avevo tanto l'ansia da prestazione, ma mi caccavo proprio sotto. Perché abbiamo, insomma, lui mi ha coinvolta in questo lavoro e non finirò mai di ringraziarlo perché è stata un'esperienza incredibile. Noi dovevamo poi iniziare a breve le prove dello spettacolo che lui ha diretto, e che mi ha dato anche la possibilità di conoscere Luisa Ranieri, che è una meraviglia, una persona fantastica, e Luca pure, assolutamente, e tutta la squadra, insomma, dello spettacolo è stato meraviglioso. E mi ha chiesto a un certo punto se volevo, insomma, condividere, cioè lui voleva condividere con me questa lettura, e la lettura è sempre una faccenda un po' articolata, perché io, per esempio, non, anche se sono tanti anni che lavoro, io non avevo mai fatto una lettura che chiaramente prevede delle cose, io invece sono evidentemente anche più istintuale, no? Lui è proprio, come dire, sembrava proprio immerso, cioè, e quindi abbiamo fatto 3 giorni di prove, quindi poco, e lui era molto chiaro che voleva determinate cose, ma molto precise. E poi avevamo una diretta praticamente, nel senso che c'era il pubblico e poi la Rai che ci riprendeva ed era, diciamo, cioè, quella doveva essere. O la Io mi vola ricordo, spacca. sì, io mi ricordo che avevo, cioè in realtà era, ne abbiamo fatte due serate, però poi quella è stata quella, quindi c'è, cioè, come dire, io ricordo che siamo saliti, vabbè, lui è sempre affettuosissimo, vai, dai, e così, no? Cioè, siamo entrati, ma chiaramente adesso, inutile che era chiaro che il tema era sentitissimo, chiaro che quando tu vai a, come dire, come mezzo di comunicazione e racconti e ricordi quel tipo di storia lì, già, come dire, senti il peso di una responsabilità non indifferente, affianca a lui, no? Io ricordo che sono entrata, lui arrivava dopo da fuori, io avevo il microfono e sentivo un, dicevo, ma non c'è l'elicottero ancora, perché poi avevamo dietro una sorta di, e c'era la possibilità, cioè, e mi ricordo che a un certo punto c'era anche il rumore di un elicottero, un video che si mandava, ma in quel momento non c'era. E poi ho Mamma mia. capito che era il mio cuore, che era vicino al microfono. Io mi sono ammorbidita dopo un po', perché veramente accidenti che, beh, insomma, fa
fa scuola anche quello, eh? Beh, sicuramente, anche da come lo racconti adesso, si vede che semplicemente ricordandolo è stata veramente una cosa molto forte. Emozionatissima, ma proprio perché in quel caso la sera prestazione diventava, cioè che non, sarebbe stato veramente un peccato non riuscire a stare al passo, no? Sostenere tutta questa storia, non lo so, comunque mi sono invece il risultato è stato veramente veramente emozionante. Poi dicevo, ma chiamato proprio me, dicevo, no, sì, ce l'avamo conosciuti, lui aveva visto Le Prenomme, aveva chiamato me e un altro attore, Aldo Tobrino, a fare questo suo nuovo spettacolo, quindi è chiaro che aveva manifestato una stima, no, il desiderio di lavorare insieme, però chiaramente mi sorprese questa sua, è stata una festa incredibile. Però ci ho messo mio marito, vabbè, non sono sposata, ma comunque mio marito, che ha visto tutto quello che ho fatto sempre in qualunque contesto, era lì davanti, io a un certo punto dice che l'ho guardato e che avevo proprio la faccia crepata e mi ha detto, cioè, non ti ho mai vista così di legno. Beh, però lui è stato fantastico, perché lui poi ti mette, vabbè, Luca è proprio un amico, un artista, cioè chiaramente ti mette proprio nelle condizioni di sentirti sempre protetto. Io sapevo che qualunque minchiatella mi fosse uscita, lui avrebbe sicuramente... Quindi mi sentivo protetta, però... Beh, sentivi il peso, comunque la responsabilità di sì. Questa... di questa cosa che ti avevo affidato. Beh, grazie, io ti ringrazio perché anche questo ci hai raccontato un bel dietro le quinte, è stata veramente una bellissima chiacchierata, grazie, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi e niente, buone feste. Sì, ecco, qual è, se vuoi mandare in questo periodo che non è facilissimo, un augurio? Tanto amore. È la cosa più, sì lo so, banale, ma no, non è mai banale. Tanto amore, gioia, vedere, c'è sempre qualcosa di bello anche nelle situazioni che sembra che non le abbiano. E quindi io in questo momento veramente vorrei tanta pace, tanto amore, tanto stare insieme, tanto gioire, tanto, questo è il desiderio, però sì. Speriamo presto e soprattutto che possiamo tornare presto ad abbracciarci veramente tutti. Certo. Ti ringrazio. Ti ringrazio. E ti aspettiamo allora in televisione per tutti i tuoi prossimi progetti di cui ci hai parlato. Grazie mille. Ciao. Ok, perfetto, grazie, veramente grazie, bello, non te lo dico per piacere, ecco. È molto, molto veramente solare, spontanea, bello veramente. Bene Franci, grazie, fammi poi sapere tu sì. Quando, come. Allora, io appena andiamo online ti mando il link e poi penso, solitamente in base poi alle altre interviste che ci sono, poi andiamo anche su Facebook, quindi poi quando siamo magari in diretta su Facebook ti mando anche quello, così va bene, puoi guardare tutto. Va bene? Benissimo. Ah, solo una cosa, per qualche tua foto devo chiedere a Federico oppure me la puoi mandare tu? Guarda, allora io dovrei tra l'altro rinnovarle un po' le foto, perché ho delle foto magari io ti mando qualcosa, poi tu le chiedi anche a lei, vedi quello che ti piace di più. Tanto a me me ne bastano anche due o tre, vanno bene, quindi se tu te le mando io, se tu me le riesci a mandare su così WhatsApp te le mando. Sì, va benissimo. No. Ok. Va bene. Grazie veramente. Auguri di buon Natale. Augurissimi. Ciao.